Bene, voi sapete che come nella visione fisica la presenza di due occhi dà l'effetto di profondità, nella visione, diciamo, intellettuale è il fatto di riuscire, diciamo, a cogliere una diversa posizione percettiva che a volte ha costituito un progresso scientifico. Miglior esempio di questa capacità di uscire da noi stessi di un Leonardo che, osservando il riflesso della luce nelle acque del mare, ha detto: ma allora se uno sta sulla luna vede un pianeta azzurro, lo dice chiaramente, non possiamo averla, e quindi è stato profeta. E dice che la luna farebbe uffizio tal qual fa la luna. Noi ci scambiamo i ruoli, no? Uno che abita sulla luna, lassù sulla luna, vede la terra come astro della notte. E questa è l'ultima frase che mi invito tutti noi, è l'ultima diapositiva. E che cosa dice? È molto strano. Leonardo non si è mai esaltato, era cosciente della sua natura intellettuale. Questo è strano, diciamo la verità. Io ho sospettato finché fosse la ripresa di qualche brano biblico, ma non ce l'ho fatto. I commentatori che hanno studiato i codici di Madrid non dicono che è stata presa da qualcun altro. Parla di sé come se fosse la sapienza della sapienza. Leggete, lo capite, ma chiarissimo. Dice: rarissime volte sono rinata. Perché la pazienza di tale professione si trova in pochi. E venite a vedere i miracoli che per questi studi si scopre nella natura. Quindi Leonardo non vuole, il cuore del messaggio di Leonardo è che noi guardiamo con l'occhio dell'intelletto senza dimenticare la profezia. Vuole che noi riusciamo a imparare a comprendere senza smettere di percepire. Questo è il cuore dell'insegnamento di Leonardo. Non è vero che noi dobbiamo essere uno scienziato e artisti, saremmo incompleti. Noi dobbiamo per forza utilizzare sia i simboli, e quindi parlare alla parte di noi che non usi i sensi, sia i sensi, perché sia i simboli sia i segni sono dei rapporti che leggono. La nota di per sé non vale niente, è il rapporto che coglie la nostra intelligenza, la nostra... Non esiste arte senza sensi. Esiste una forma d'arte che non faccia appello a uno dei nostri sensi. Leonardo ci sta dicendo: avete preso una direzione sbagliata se volete mutilare l'uomo. Grazie alla vostra attenzione, amici, grazie.